Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Siamo ancora qui con Sandro Laici, ormai lo conoscete, è uno di casa su questo canale e oggi ci racconta un'altra storia. Ma prima di tutto, ecco, andiamo un po' a vedere a che moto stai lavorando in questo momento qui. Ciao ragazzi, qui c'è la fila delle motociclette. Ora abbiamo acquistato tramite un mio amico che è giornalista del Tirreno, abita a Forte dei Marmi, ha diversi guzzi d'epoca, si è fidato di me e nella sua collezione gli mancava il Falcone. Il Falcone è l'evoluzione di tutto il pensiero di Carlo Guzzi ed ecco che qui abbiamo il primo modello del 1950 è bello, bellissimo, bellissimo non è perché è un restauro di 40 anni e fra tutte quante le cose che veramente ci sono piaciute è che questo Martinelli Giuliano di Brescia è un carissimo mio amico che oggi ha 89 anni e l'aveva restaurato lui 40 anni fa. 40 anni fa. E l'abbiamo comprato anche perché poi, pur essendo concessionario Guzzi, gli piaceva girarci un po' attorno a modo suo. E allora è qui perché gli ho cambiato la frizione e girato un po' intorno per delle cose che non erano La frizione proprio. dove l'ha la frizione? La frizione interna, la frizione come tutte le Guzzi è interna, dietro al volano, qui c'è la trasmissione primaria a ingranaggi e qui dentro la campana della frizione i dischi erano parecchio consumati, scivolava, non tirava bene. È una moto che ha fatto tanti chilometri questa lì. Sì, a questo punto sì, però poi in realtà la moto meccanicamente è perfetta perché questa ha una bellissima compressione. Questa moto, io peso quasi 90 kg, ci sto sopra. La moto l'ho provata, la moto è perfetta. Io ho girato un po' attorno qui anche per via dello strumento. Che strumento è? Che strumento monta Il questo? strumento è Uno uno di Smith. quelli, è uno Smith, uno di quelli più belli di quella qua lì, però poi dopo c'era tutti quegli attacchi molto fantasiosi con supporto che veniva attaccato qua, però insomma era brutto. In realtà lo Smith ha una staffa sola nel mezzo. Si è cercato Di renderlo un po' più bello, di via. renderlo diciamo come all'origine. Poi la sella probabilmente non si sa per quale motivo c'era sì una sella Guzzi, però è quella del Falcone Turismo, mentre il Falcone Turismo che è nato nel 1953, mentre il primo modello, questo qui del 50, la sella è a 15 molle, quindi più rotonda, più larga in questo punto. Perché si chiama 15 molle? Per via delle molle sotto, per via delle molle sotto, no? Contando tutta la serie delle molle, Ah, ecco. e la sella più grande è a 15, mentre a differenza questa è a 13. Non capito. Poi cambiamo la batteria, qualcosina. Io ho riconosciuto che è il primo modello perché c'ha questa parte qui in Sì, cromo. e anche davanti, vedi che spiccia la Ecco, spicciatura davanti. andiamola un po' a vedere, che fra l'altro era più bella, eh? Ebbene, sai, la prima ora qui c'è la ricerca, il primo tipo, però non ce n'è qui in Toscana tantissimi, tant'è vero che questo l'abbiamo trovato solo a Milano. E è un signore che ha delle altre moto importanti, tant'è vero che quando sono sceso mi ha detto lei è già del velocifero. Sì, ha del velocifero. Io, ma perché il nostro compianto Amio Farneti e ci ha purtroppo lasciato. Io sono stato tante volte alle manifestazioni e ti ho visto sempre vicino a Farneti. Ma io sono del velocifero fin da quando è nato. Ed ecco che lui, oltre a questo, ha una gilera piuma, Saturno Ah, piuma delle belle ufficiali, Saturno, ok. e Era da partecipava. competizione quella. Sì, lui veniva già a quei tempi a Misano Adriatico, MotoStory Grand Prix, già a quei tempi. Ma e poi perché passarono dal cromo, passarono, dopo Passarono la diventarono vernice nel nere? 52 per la guerra, c'era
scarsità di cromo che in tante parti ci non tiene. Era una guerra in Corea. In Corea si venivano e avevano dei problemi, hanno cercato di eliminare tutta la roba in più. In cromo perché la prendevano per le munizioni. E qui dai, dopo sono stati cambiati i rubinetti, perché visto c'erano i rubinetti a paletta, quelli famosi, ora qui. Questi sono più bellini. Dai, siamo attaccati a millesimi, perché è bello. Allora, le moto, secondo il mio punto di vista, bisogna che siano come quando sono state nate, quando è stato progettato. Ora anche qui ci hanno messo mano tante persone. Però questo è quello fenomeno bello che il mio amico, potrei anche dire chi è che li fa, no? E questo è il mio amico Renato Zola, che ha una bellissima officina, ma veramente bella, con delle macchine, come si dice in Toscana, fanno piede gatti, no? Per riuscire a fare un rubinetto bellissimo come questo, che funziona come quello dell'acqua, con una sfera che gira qua dentro. E qui abbiamo la certezza assoluta della tenuta. Quindi un rubinetto nuovo di Zola, di pacca, 50 anni. Zola, mio amico Zola, me lo garantisce 50 anni. A lui lo garantisce 50 anni. Se poi dopo fa una gocciolina, glielo mando indietro, me lo sostituisce senza neanche spendere 5 lire. Ma è talmente complicato, perché nel reparto rubinetti in realtà ci hanno messo mano tantissime persone, e qui c'è di tutto e di più, dove poi uno si fida di aver comprato un rubinetto buono, riempie due moto pronti per fare un nostro giro con i serbatoi pieni, alla mattina un puzzo che te non ci stai nemmeno nel garage, tutto allagato, due moto con tutta la benzina in terra, perché per via di questi rubinetti vecchi, ma nuovi, comprati nuovi, si fine si vede qualcosa è successo lungo la notte, che si è mangiato lo R di tenuta e qui ha allagato tutto quanto. Però non sono quelli di Zola. No, ora quello di Zola è stata una scommessa ed ecco che lui ha detto: guarda, ascolta, dai, se avrai dei problemi me lo rientro, ti chiederò scusa e te ne mando uno in sostituzione. Sono veramente, ma me li chiedono tutti, dai, dopo poi anche lui me li dà un pochino con il contagocce, non so, dai, però ci sono, dai. Si fa fatica a averli, sì, più che altro anche qui c'è di quel sempre questo funzionamento, però c'ha diversi passi. Ora sta facendo anche per Gilera, che la frettatura è diversa. Sta facendo anche per l'airone sono leggermente più corti, quindi ma che l'airone, per chi non lo sapesse, è come è un falcone 250 di falcone. Dai, dopo sono degli stessi anni? Sì, perché l'airone è nato nel 48, anzi è nato prima l'airone. Il 48 è nato l'airone e poi il 50 fu presentato alla fine d'aprile alla mostra di Ginevra il falcone sport. Falcone, sono io che sbaglio. La divisione nel 53, il falcone nel 50 insieme al galletto. Poi dopo naturalmente le grandi storie sono nate perché era già uscito il Girea Saturno, certo. E tutti i motociclisti guzziti aspettavano un mezzo competitivo. Poi dopo lì ci sono state delle grandi battaglie. E qual era secondo te? Ma dai, secondo me sono equivalenti, no? Sono equivalenti nel senso delle prestazioni, ma magari in un misto come spunta accelerazione va meglio Saturno. Io non ci sono mai montato in vita mia, no? Però ragazzi che ce l'hanno, tutto. Poi naturalmente se la mettiamo alla corda e lo vogliamo sfruttare a cattivo veramente, dobbiamo ascoltare quelli che hanno passato una vita sul falcone. Uno di questi è il giornalista Mario Colombo. Mario Colombo su 12.400 passa falconi, dirò che non c'è montato su tutti, ma su tantissimi sì. E mi raccontava una girata insieme al suo amico Carlo Perelli, che da Mandello sono andato a Trieste per provarli a cattivo, come loro, era gente giovane che camminava davvero, avevano un grandissimo allenamento, e portandosi dietro un po' di ricambi sulla testa, pensavano che si spaccasse qualcosa delle aste, delle bilanciere, invece andavano bene. E questi erano tutti falconi?
erano tutti e due Falconi. Ok. E dopo poi hanno vinto anche la, anche qui in Toscana, Giannettoni ha vinto un'edizione della, della Milano-Taranto, essendo prima di categoria 500. Andavano a correre con delle moto che poi il giorno dopo dovevano andare a lavorare. Certo, certo. E Giannettoni, quello di Giannettoni c'era il nostro amico Bruno De Corsi qui a Tavarnelli. E era da corsa o...? No, era una moto normalissima. Però ci correvano anche. Però ci correvano, partecipavano a queste edizioni della Milano-Taranto. Milano-Taranto? Milano-Taranto, e sì. Quanto ci mettevano? Dopo poi tornavano indietro in moto. Giannettoni tornò indietro, il tempo di dormire 3 ore la notte e poi la mattina ripartire e venne su da solo. E andò al lavoro, cioè, magari. Questi sono gente in tanti tempi, no? questi sono matti da riga, nel senso che... E magari andò al lavoro il giorno dopo. No, no, Giannettoni era meccanico, no? Lui, e adoperava le moto, che la, non era neanche la sua, era una moto di un suo cliente, di un cliente. Che aveva portato a riparare. Oh, me la lasci perché non andava a fare la Milano-Taranto. Porca puttana, ma riportalo, mi ci voleva andare a lavorare. E Milano-Taranto quanto la faceva? 1400 e qualcosa chilometri. Ma sempre a tutto al massimo la faceva? Poi dopo un giorno, ecco, riaggaggiando la Milano-Taranto, un giorno vi porterò a casa di un mio amico che l'ha fatta vera nel 56 con una Perugina. Cos'è la Perugina? La Perugina è una moto. Una ragazza Perugina? Perugia? Dopo qui c'è delle storie che poi, dopo... E il mio amico Monti, che poi ti regalerò autografato un librettino. Uh-huh. Ecco, una vita di corsa. E mio amico Monti, che ha quante la mia mamma su in casa, 98 anni, uh-huh. E dove con un mio amico Andrea Fiore, uh-huh. E ci siamo messi lì, io che non ho studiato, e dico, guarda, queste storie qui dobbiamo farle raccontare, scrivere. Perché poi se ci lasci in Monti, tutti quanti vogliono fare come si pare e raccontano la storia al contrario di come è passata. E allora che abbiamo fatto? È stato difficile potergli portare via le fotografie per fare questo librettino dove poi c'è tutte queste raccolte fotografie, uh-huh. Qui c'è tutto il suo garagino pieno di storia, pieno di tutte, fra tutte le altre cose... Il Monti ha tuttora un record che a 92 anni l'abbiamo portato a Reggio Emilia facendo la rievocazione nello spazio espositivo della Milano, del Giro della Toscana e visto lì fai pochi chilometri, no? Alla fine della prova allora era presidente Gianni Marchetti, dice oh, ma quando è che si parte per davvero? Ma dice, guardi Monti, abbiamo già fatto tutta la manifestazione, oggi possiamo... Oh, ma che è? 2 chilometri? che manifestazione è? Voleva proprio correre, eccolo qua. In Monti, ai Camer... Quanti anni aveva qui? 92 anni, quindi a tuttora ha il record nazionale, che hanno 92 anni questo qui ancora va in moto. E c'ha la tuta, questa è la tuta. Ha fatto la corsa, via. Sì, gli fece indossare la tuta da allora, che ancora conserva, della Milano-Taranto del 56. Quindi vi porterò a conoscere i Monti, vi porterò a vedere il suo museo con oltre 800. Ma di dov'è lui? Qui vicino a Forcoli, Eccolo qua, i Monti, le gare di regolarità degli anni 50, uh-huh. Con il Lave da 100. Ecco, questa è la squadra ufficiale. Poi qui ci sarà un'altra storia che vi racconterò la prossima volta. In Monti, squadra ufficiale della Perugina, una moto che veniva fatta a Perugia. Uh-huh. Una 160, ecco, quella a Forlì di 3 anni fa, che è stato un avvenimento importantissimo, ma lo racconterò e l'agganceremo quando trovo in Monti. Di tutta questa squadra, a 98 anni in Monti, resiste ancora in Monti. Sono morti tutti. Cioè in Monti hanno 98 anni. 98 sai, anni. Questa ve la racconterò la prossima volta. Volentieri.
per raccontare queste storie, questi grossi personaggi. Mi dici una cosa, ma io la vedo un po' rossina, no? Mi sbaglio, sì, io? Sì, poi dopo quel tempo, cioè, qui colore un pochino... Ma di solito sono un po' più... Sì, sono rosso, questo qui un pochino si è sbiadito in tutti quei 40 anni, forse. Poi dopo, a quei tempi anche il rosso, l'ASI non aveva fatto l'accordo con la Lecre ancora. Qui Rossi era un rosso. Parlami un po' di questo accordo. Questo accordo della Lecre è stato fatto ma una decina, 15 anni fa, che hanno visto che non c'è più il piombo nelle vernici ora, no? Quindi, però, poi in realtà che hanno trovato un compromesso, perché la base dove vengano fatte tutte le vernici hanno, secondo loro, un tono leggermente più scuro. Giustamente. Quindi, sia per le vespe, per le alambrette, per tutto quello che è ASI. E io, restaurando una Sposa 14, ho avuto difficoltà per l'omologazione. Poi però il mio verniciatore mi ha fornito la fattura di metro quintale di vernice dalla Lecre, quindi se avete fatto l'accordo, sì, poi a quei tempi c'era anche Farnesi, allora, era presente anche lui. Allora quindi... faccio per spiegarlo un po' a loro, sì. queste vernici non potevano essere più utilizzate perché erano pericolose. Pericolose, sì. E invece il restauro dovrebbe essere fatto uguale, identico a quello originale. Poi, non era più possibile però. Non era più, ma anche qui, e ora andando avanti coi tempi, c'è delle piccole diversità, tipo la brunitura, no? mettiamo diciamo la brunitura è un procedimento chimico totale. I pezzi quei tempi, vedi, come qui tutti quanti bruni erano bruniti, questi sono bruniti. Okay. E viene fatta con dei sali, e la reazione chimica di questi sali con la temperatura di 140 gradi in mezz'ora di questi bagni, uh-huh, si riesce a ottenere questo procedimento chimico. Figurati che io, ragazzo, a 14 anni, quando ho cominciato a lavorare, si costruiva macchine per le scarpe, erano tutti quanti i pezzi bruniti, pensi, faceva 3 quintali alla settimana di questa roba. Ma è pericoloso questo? No, questo sono sali tipo soda caustica. Tipo però soda caustica. Poi... Ma lo indurivano? No, è solamente... È solo estetico? È un trattamento chimico. Mentre poi dopo il 54 la Guzzi faceva dei pezzi cadmiati, e questi sono dei pezzetti originali che ho trovato dal famoso Mondini, che purtroppo è morto lì a Medicina. Questi sono pezzi originali, però cadmiati era già cancerogeno allora, figurati. Okay, ora, okay. Dovendo fare una moto dopo il 56, come fai a farli così? Cadmiati oggi non è più possibile. No, non è più possibile. Bisogna trovare la soluzione per arrivare a questo colore. Non è zingo, ma è un procedimento che mi ha fatto dannare, nel senso che... È anche un colore strano, davvero. Mi ha fatto dannare per trovare questa combinazione di colori. È anche bello, eh? Lo vedi, per trovare questa combinazione di colori... Sì, sembra nichelatura opaca, però veniva un po' troppo scura. Allora qui è stato fatto un passaggio di cromo direttamente sul pezzo, però sabbiato gli dà un tono un po' della mera, ed ecco che ci siamo arrivati vicini. E dai, c'è da fare tutte queste ricerche, naturalmente, perché per fare una moto, per restaurare una moto, prima bisogna conoscere la storia. Ma l'imbrunitura perché veniva fatta? Per indurirlo per bellezza? Per un fatto estetico anche, no? Perché il cromo, ora dopo in tutti questi anni la gente restaurava a piacimento. E l'ha fatti tutti cromati? E l'ha fatti cromati, il problema grosso poi le vai il cromo. Io stamani ce l'ho fatta. Se tutti i pezzi quelli cromati... Questi pezzi qui, no? Che sono per il fanale... E questi negli anni l'hanno cromato, perché il fanale è più lucido, bello, mentre in realtà era brunito. Ma per levargli questa cromatura, c'è un ragazzo che ha comprato delle macchine apposta per la sabbiatura, si è messo lì, giustamente passatempo, un lavoraccio, la sabbiatura, e ce l'ha fatta a pulirli tutti. Questi qui è a metallo bello ravvivato, uh-huh, che ora possiamo fare quel trattamento lì. Ok. Quindi te in pratica tutte le moto che vedi,
che hanno i pezzi zincati, le togli e poi le ritratti. Diciamo, per restaurarla dobbiamo partire dalla storia. La storia, una volta trovato il modello, che tipo di modello è, quindi dai libri di Carlo Guzzi, di Mario Colombo, che è il libro della Guzzi, ci sono tutti quanti i modelli. Però noi dobbiamo partire dal numero di telaio, il numero di motore, riusciamo a sapere l'anno. Perché pur essendo sono dei modelli, c'è delle varianti anche lungo l'anno, certo. Piccolissime. Ora per esempio il 50, dovendo restaurare il 50, come fai te? Come fai a montare un tubettino della benzina? Ora, se tu inquadri questo tubettino della benzina da mandare, no? Sì. Vedi che è talmente particolare, perché... Che sarebbe questo? Sì, perché la bellezza è nei dettagli. Sì. E allora è talmente particolare... Che nessuno si mette a farlo a questo modo, questo è tutto quanto fatto manuale. Questo è tutta una cosa manuale, fatta di ora. Una cosa manuale, perché dentro c'è un tubo di passaggio di gomma apposta per la benzina, naturalmente ora quella verde lo scioglie parecchio. Mentre poi fuori è vestito con una calza legato con un filo di rame, come era in origine. Però poi chi è che lo sa queste cose? Lo sa chi ha la fortuna di avere un pezzetto originale. Il pezzetto originale, poi per farlo chi te lo fa? Nessuno. E ti devi mettere lì. Allora ecco, vedi che poi dopo vengono fuori... Il pezzetto originale quale sarebbe questo? Sì, il pezzetto originale... Ce l'ho qua, ora te lo puoi vedere. Perché è talmente incasinato che era una tela avvolta con la cera, vedi? Che doveva servire a reggere la benzina, vedi la tela? Questa tela qui tutta cerata, tutta dentro. Con questo è l'originale, vedi? Ecco, da qui dobbiamo riuscire a tirarci fuori un po' di forme, un po' di misure con questo osino. Poi dopo ci vuole uno che ha passione, deve stare attento a tutto, alle finezze, vedi un dado con un pochino di ripresa qui, fa la sua bellezza, questo così, quel coso, lo stesso. Poi dopo ci mettiamo... Quindi qui sei ripartito da zero? Siamo ripartiti da questi pezzettini qui. Questi pezzettini qui, come tutte le serpentine, dobbiamo... qui è tutto un tognettino manuale, dobbiamo fare le ogive. Ed ecco che ci sono le ogive. Le ogive, vedi? Tutte quante rotonde. Qualcuno mi domanda, ma come ha fatto a fare quello? Questo qui lo dobbiamo fare rotondo, perché questo rotondo... o più alto o più basso troverà sempre il punto di contatto del cono del rubinetto, quel rubinetto famoso di Zola, che perché fatto, deve chiudere ma deve acconsentire talmente bene che non deve passare la benzina. Oltre all'ogiva dobbiamo costruire anche, ora qui non sarà di misura, no, anche il dadino. E questo dadino qui, che è quello che si incastra su e chiude l'ogiva, che si incastra qui e va a chiudere l'ogiva. È tutto un lavoro manuale, fino al punto che poi dopo, quando sono pronti, eccoli qua, tu li sardi su una mascherina in modo che sia bello a posto, quei cazzoli, e poi dopo, una volta che lo portiamo al cromatore, però qui non ci deve smerigliare, perché qui se no perdi contatto e non è più. Queste vanno bene in cromate? Sì, sì, queste vanno cromate, però mi deve stare il cromatore, mi deve stare attento che non toccare con le tele, con le spatole, questo. E anche qui c'è tutta... Perché se no non chiude più. Perché poi, sì, te tu sei bravo a andare alle spatole, però mi ci fai una piccola mossettina. Ora ti volevo far vedere un utensile scemo, che forse lo troverò di qua. È stato fatto l'utensile scemo per davvero, ora io qui... che indicativamente non è questo, ma è rotondo, vedi? Questo te lo sei fatto te? Sì, un utensile molto, non è proprio esattamente questo, ma un utensile rotondo a questo modo, lavorando sul centro, questo ti fa tutta quanta la pallina tonda. E qui sì, devi stare attento che non dividi. Questo è un materiale indurito? Sì, poi dopo non è questo, ma un acciaio super rapido, certo. No, te lo fai manualmente con una molettina, vedi che gira, che è rotonda, tu gli devi dare
lo spigolo in cima e poi scaricato in fondo, che c'è, cioè, sempre il tagliente. Che deve quando... girare veloce. No, no, pianino, perché altrimenti vibra. Quando poi non taglia più, l'utensile lo deve affilare di sopra. Quindi il profilo rimane sempre lo stesso e il tagliente a taglio vivo, perché taglia per davvero. Certo. Ti fa tutto. E sai, qui ci vuole parecchia manualità, parecchia... E pazienza. E il tempo... Non si conta. Non lo puoi contare. Il tempo non si conta. Dicevo una cosa, ma chi le fa quelle belle selle lì? Quelle belle selle lì noi abbiamo il nostro amico sellaio. Ecco, ora io il nostro amico sellaio. Sì, perché questa è fatta proprio nuova. Sì, questa è fatta ora anche proprio qui, bella anche. L'amico sellaio... Dopo 20 giorni di litiate ha capito come andava fatto, cioè, e veramente fatte bene. Con il professor Farnetti, che poi gli disse: guarda, te devi dare retta ai laici, perché se no viene fatta fantasia. Ma la fantasia... Lui è un tappezziere? È nato così, per passione, con la sua moglie che cucina le scarpe, cioè macchinari, tutto per bene. Si è messo sul discorso delle selle. Il discorso delle selle, però, la forma e tutto. È un artista per queste cose qui. Il mio amico Alessandro Del Magro è un artista, noi lo chiamiamo sellaio perché facciamo prima. Certo. Sellaio. Tutti questi qui sono tutte fatte a mano? Prima, in origine venivano fatte tutte a mano queste? Prima c'erano degli artisti, veramente artisti, ora siamo leggermente di fiotta. Ora non c'è più nessuno? C'è un altro artista, qualcuno qua e là, forse qualcuno in Romagna ancora, ma noi l'avevamo in casa, l'avevamo Fusecchio. Da 4 chilometri c'era un artista. Ma allora quando uscivano dalla Moto Guzzi erano fatte a mano? C'era il filettatore a mano. Naturalmente Fanetti racconta che queste persone, non sono macchine. Se il giorno alla sera è arrivato a casa per leggiare alla moglie, può darsi pure che lo faceva un pochino più massiccio, un pochino più qua. Cioè, erano artigianali. Era artigianale, è una persona che li fa. Ora non è una macchina che sono tutti standardizzati. E dicevo, rispetto alla 19, no, che abbiamo visto l'altra volta, alla 15, ecco, che già la 15 era una moto che comunque ha avuto un discreto successo, no? È stata la prima che ha avuto un bel successo, diciamo c'era. Però, se il Falcone ha passato... È il massimo. Cioè, diciamo. Il Falcone è passato... Mentre la 15 era una moto, diciamo, da persona che avevano una certa agiatezza, insomma, un impresario, un dottore, un medico. Sì. Ecco, il Falcone arriva anche all'operaio, giusto? Gli arriva, però qui si arriva in un momento dove c'è la rinascita della Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50 il Falcone a quei tempi costava quanto da 500. Ok. E quindi era un'esclusiva della persona che aveva già forse la 500, perché già costava... Per cui non l'operaio. No, l'operaio ancora, ancora no. L'operaio nella nostra rinascita è stato il Guzzino, okay. È stato il Cardellino, le moto più piccine, piano piano, però è una moto sportiva. Quella che ci fa piacere è raccontare che una moto che ha quanto in me, questa è dei 50, io sono dei 49, certo. Questa va come quando era nata. Sì, questa sì, cammina sì. Per davvero. Sì, tu sì. Pensa che alla pista Pirelli, Mario Colombo è stato cronometrato ufficialmente con dei fogli, con degli strumenti, cioè, oltre 140, 142, qualcosa. No, va forte, perché l'ho provata anch'io, una moto che va... La moto come la tua è una moto che va veramente bene, ma è una moto che va guidata in un certo modo perché? Perché l'inerzia del volano, che girando indietro te arrivi veloce, te hai le moto moderne ancora meglio, tu sei abituato, nella staccata per impostare la curva, questa inerzia del volano, ti levi gas, però ti trascina, t'allunga. Quindi la staccata viene fatta un pochino prima. Sì. Viene fatta un pochino prima, poi ha un telaio che bisognerebbe, io veramente abituato con il driver, da caricare il davanti, guidare un po' sul davanti, poi di dietro se ti patina un pochino tu la controlli, ma è davanti che deve stare attaccata. Certo. È guidabilissima, la moto...
che ti diverti. Che numeri ci sono secondo te? Quanti numeri? 12.400 e qualcosa. Però il grande numero l'ha fatti quelli per la polizia stradale. I civili ce n'è pochissimi. Ok. Civili ce n'è pochissimi. E è andata una moto che ha avuto successo anche all'estero? Questa la porta via i tedeschi. Ora racconterò una storia. Vi racconterò una storia di cosa abbiamo fatto noi con le Guzzi, perché noi eravamo più giovani, però anche per ricordare un amico che non c'è più, vi voglio raccontare una storia di cosa posso fare. Vi racconterò un viaggio importante, molto impegnativo, che poi alla fine si è risolto in un viaggio che l'abbiamo raccontato e continuiamo a raccontarlo per la diversità di tutti i partecipanti e per la goduria, perché poi, come dice Mar Comune mezza allegria, lì cosa è il famoso Elefantentreffen. Sarebbe il famoso raduno in Europa, il più grosso, il raduno degli elefanti, che era nato subito dopo la seconda guerra mondiale da due amici che si sono salvati nella seconda guerra, sono tedeschi, hanno i Sirica e BMW, quello che i carrozzini attaccati, si trovano in mezzo a un bosco, nella foresta della Bavaria, e poi è seguito negli anni, e noi l'abbiamo scoperto nel 1980. Nel 1980, così, per questo siamo andati anche noi con due moto. Queste io e il mio amico Alessandro 27, ingegnere Alessandro 27, e qui la didascalia dice: nutrita anche la partecipazione italiana con motociclisti provenienti da tutto lo stivale. Queste sono le moto di due appassionati pisani. Siamo noi due, questa è la mia e questa è sono Honda? Honda, tutte e due Honda. Poi però ci viene, tornate a casa, ci viene tutta questa voglia di ricontinuare degli anni indietro. C'era un bel fervore di ritornarci. Che anni erano quelli? 80? Prima 80, poi ci siamo stati nell'86, nell'87. 80, allora, il problema nostro più grande, che io veramente ho patito, è il freddo. Certo. Il freddo va combattuto. Ora, non c'era tutti gli abbigliamenti di oggi tecnici, c'erano le maglie di lana, quelle famose maglie fatte a mano, e stivali no, poi dopo tutti quanti le mutandoni di lana, un'altra volta tutto vestito, tutto a cipolla. Ma ci fu una bellissima pensata di proteggersi con questi guantoni. Allora, questi osi erano stati fatti qui nelle nostre concerie, questa pelle impermeabile che non piglia l'umido, ma mentre dentro è stata foderata di shearling. Certo, certo. Allora, noi queste qui, montandole sul manubrio, avevamo già una protezione bella. Che ora le fanno per le scusere, delle cose del genere. Questa è l'idea nostra, che è venuta così, no? Tutta legata a quel manubrio, noi si vedeva addirittura con guanti, poi qui le mani ti bollivano, qui il freddo addosso no. Di conseguenza, oltre a questo, avevamo preparato il paraspruzzi, paraspruzzo qua sul parafango, per via della cantina d'accensione. Poi c'era un'altra coperta qui, un'altra coperta proprio di shearling, che copriva tutta fino qua, qui legata con degli elastici, in modo che il piede sia sempre giunto, ecco perché la guida penso di non aver mai messo i piedi sulle pedane, era tutto ciondoloni così, per via del gelo, del ghiaccio, tutto. C'era sempre il pericolo di cascare. Gli stivali da cross, tutti i piedi che a volte tu lo pigli sempre, e da qui a Salisburgo c'è un migliaio di chilometri. Però per partire e andare a un raduno importante ci fu 2-3 mesi di allenamento. A quei tempi però le stagioni non era come oggi, tra 17 gradi. Nelle giornate, le mattinate che è meno 3, meno 4, ci si allenava nelle nostre valli, con il gelo e tutto. Poi alla fine venne fuori una selezione di 6 amici e basta, perché volevamo venire tutti, sembrava andare a Viareggio, invece no. Allora, venne fuori la selezione, si parte. Come si parte? Si parte tutti bardati in questo modo, e si
parte alle 4 la mattina. Facci vedere le fotografie. Sì, ora si fa vedere le fotografie. Si parte alle 4 la mattina e a un certo momento tutti sapevano, tutti svegliati a vedere questo. Eravamo già circondati dalla neve da tutte le parti. E qui si arrivò lì a prendere l'autostrada che già ne vischiava. Qua? Sì, qui da noi, ma dovevamo andare laggiù. Allora, le storie più belle di questi raduno è che noi siamo partiti anche con Ducati Scambri. Ora ti farò trovare... Non credevo che fosse affidabile, invece... Allora, qui siamo già arrivati ai Brennero. Uh-huh. Questo è il nostro Ducati del famoso Galletto. Ecco, racconto queste storie per ricordare il Galletto. Poi lo vedremo ancora meglio. Il Galletto che ci ha lasciato, purtroppo il Galletto ci ha lasciato ora a settembre. Ma è venuto sempre con noi perché era la persona ideale per divertirsi. Qui siamo ai Brennero. Allora, un Falcone Sport come questo di Gigi. Aspetta, poi, che vengo di qua. Sì, poi dopo te lo troverò. Falcone Sport. La nostra base era un V7 Special con carrozzino, dove qui c'era tutti viveri e basta, viveri, e di dietro, ora qui si è sganciata, ma avevamo messo una damigiana di vino, prosciutti, pani di tutte le razze, sembrava che si stesse fuori un anno. Allora noi dissi, Dio buono, ma con un'organizzazione così non abbiamo problemi. E poi dopo... Una volta arrivata qui ai Brennero, prima qui stiamo a vedere la carta verde, da noi qua su in cima c'è dei ragazzi con motocarro che quando videro queste cuti, questa è la mia, questa è quella di Gigi e questo il famoso Galletto Ducati Scambri, quando sentirono queste cuti arrivare, vedi qui i paramani, quando venivano in conto, oh ragazzi, ma dove state? Mi avete fatto il treffe? Certamente, disse. Allora ti fa un gruppo. Dio vola, voglio te. Allora si riuscì a agganciarsi con loro, che aveva il motocarro, dove sopra c'era una botte di 2 quintali di grappa. Io ancora non riesco a immaginare come c'era la passata dogana. Io ancora non riesco a capire come fecero loro a passare. Con questa due botti, il furgone centinato per bene, tutta roba da mangiare per bene, si passò. Si arrivò di là, che era già notte, quando siamo arrivati a Sur, che era già notte, visto? Ora qui febbraio, è notte subito. E si trovò subito il posto dove accamparsi, ecco, loro avevano una bella lamiera grande quanto la base del cassone del motocarro e siccome era reduci, c'erano state 4-5 volte, allenati bene loro, si presero e il principio è di accendere il fuoco e non farlo spegnere finché non viene via. Allora si comprò della legna, che poi questa legna te la vendevano, ma era verde, non bruciava nemmeno, e noi si zuppava a peso d'oro? No, a peso d'oro, guarda qua, noi si zuppava con tutta la benzina ed ecco poi che questo fuoco prese. Avevano un treppiede con dei tubolari, un treppiede dove sotto ci hanno attaccato un calderone di rame, ma sarà stato 1 metro quintale. Con la grappa dentro, poi ci misero anche la frutta sciroppata. Guarda che con la frutta sciroppata, con tutto il liquore e un pochino di zucchero, io avrò fatto 140 gradi. Cominciano a spogliarsi, sembrava estate, magliettino, briaghi come te. Poi dopo, ed ecco qua. Questa era moderna. Sì, questa è moderna, succede in questo raduno, ne succede di tutto e di più. E questi sono tutti questi personaggi, qualcuno si porta la gallina dietro perché fa le uova. Ci sono delle situazioni indescrivibili. Questi siamo il nostro gruppo, qui c'era uno scimmione con lo scimmione monta in capo a quell'altro, ma ti dico è talmente strano, talmente, vedi, questo è il nostro gruppo. E a un certo momento dormivate dentro la neve? In un certo momento ti volevo dire qual era la sistemazione. La sistemazione si prese
Questo era un poliziotto. Una parete, sì, si prese una parete, vedi, qui. Qui poi dopo c'erano tutti questi monti di neve, si prese uno spazio e di lì si cominciò a scavare le buche perché si dormiva nelle buche della neve. Non nelle tende? No, no, noi si riuscì a capire che forse, vedi, questa è tutta la nostra tradizione, ma l'avevo vista, dove sarà? Sarà, l'avevo vista anche sì, io. Sì, sarà vista la buca della neve, forse è questa. Mm. E vedi qui, tutto pieno di neve. C'era, eccolo lì. Qui, vedi. Sì, allora, qui sembra strano, facendo una buca con tutta piena di paglia, quando il corpo non tocchi sulle pareti della neve, te hai 0 gradi. 0 gradi si potrebbe dire che ci stia bene veramente. Ma 0 gradi mi ha tanti. In una settimana non ti siamo mai spogliati, qui non ti sei mai lavato per una settimana. Mentre mettevi il naso fuori alle 3 di notte c'era meno 28 gradi. Ah, ecco. Fu una cosa esagerata il fatto di aver fatto la tana come il lupo. Dai, ci siamo veramente. Quindi le tende non ce l'avevate? No, non la tenta, no, perché secondo me questi ragazzi dissero che non si arriva a riscaldarsi, 0 gradi. Cioè rimaneva più fredda la tenda che quella. Rimaneva fredda la tenda, che è una bua fatta senza toccare sulla cosa. Certo. E poi dai, naturalmente stando fermo te sudavi, dal vestiario che avevi addosso, fermo così, con la tramontana, con il ghiaccio che c'era, che tu sentivi caldo. Non ti devi pigliare il freddo, perché poi non hai modo di riscaldarti. Certo. Riscaldarti, l'unica cosa per riscaldarti, il famoso galletto, questa va raccontata, perché arrivati a Verona, e si va in autogrill per riscaldarsi un po', prende qualcosa di caldo. Allora si trovano un pulmino 850, quello con i vetri, no, da allora, forse, sì. Pieno di monache. Il galletto, che di origine sua è sempre stato comunista fin dal 1921, non poteva vedere né preti neanche le suore. Né suore, però era divertentissimo. Allora, sorelle, buongiorno, dove andate? Con le moto, in una stagione così, dove andiamo? Abbiamo fatto un fioretto, dobbiamo andare in pellegrinaggio al santuario. Ma dov'è questo santuario? È laggiù, in fondo, laggiù. Gli disse un nome che penso non esistesse nemmeno. Ma davvero, non l'abbiamo mai sentito questo santuario. Ma noi ci siamo andati, ci dobbiamo andare, disse Galletto. Ora però, dobbiamo fare un'altra cosa, perché siamo partiti, io ho una sorella come lei, vestito uguale. Mi ha dato la benedizione prima di partire, ma ora questa benedizione è finita. Comincio a sentire freddo, bisogna che lei mi dia un'altra benedizione. Allora c'è una fotografia da qualche parte, tutti noi inginocchiati sul gradino di questo monaco, ci danno la benedizione, da morire dalle risate. Poi ci sorpassano, si parte prima noi, poi ci sorpassano questo pulmino, sicché hai visto con le mani dentro a questi guantoni, il galletto, fra tutte le altre cose, per problemi di lavoro, non ha più questi due dita, c'ha due dita. Cioè ora ce l'ha. Di che prese in questa mano e la salutava, sembrava che gli potesse le corda, da schiantata le risate. Queste sono cose che non si faranno più. Si rifaranno, dai, ora si farà qualcos'altro. Ci vorrebbe qualcosa di bello, ci vorrebbe giovani che ci avesse preso la passione di queste storie antiche. Ma ora qui sta riprendendo, no, la passione delle moto, sono anche dei giovani, no? Speriamo qualche giovane che sa. Io ora per esempio ho preso l'impegno di un ragazzo che anche qui... Viene a imparare? È un ragazzo, uno di 60 anni per me è un ragazzo. Allora, questo lavoro che hai fatto? In un nostro giro delle moto verso San Gimignano, di là mi ferma una macchina, mi sorpassa, mi ferma, ero avanti io, questo si ferma là, nel mezzo. Dio, che è successo ora? Dice, ma...
E bisognerebbe che tu parlassi, con te, ma proprio con me, c'è tanti. Ma io dici, ho una moto antica, l'ho abbandonata perché nessuno mi riesce a metterci le mani. Dio, che problema c'è? Sei cascato bene allora. Dice, ma io racconto una storia. Era proprio un Moto Guzzi. Era un Moto Guzzi, perché questo ragazzo viveva a Milano da giovane, da giovane. Quindi un milanese, via. Un milanese, ma te guarda, era quel momento dei figli dei fiori, perché questo ragazzo è un avventuriero. Allora questo ragazzo, ma che bel ragazzo che è. Sì, sì, ora con la sua compagna da allora, ora ce n'ha un'altra, ma ti volevo far vedere queste cose. Vabbè, insomma, noi non gliela andiamo mica a dire, no? Allora, guarda che bella ragazza che c'aveva. Sì, guarda, ma ce n'è una fotografia, ecco. Guarda che ragazzo, che avventuriero è questo. Vivendo a Milano va da Ghezzi. Ghezzi era concessionario delle moto inglesi. Che è famoso ancora, no? E dice, Ghezzi io e voglio comprare una moto perché voglio fare un giro lungo. E dice, che problema c'è? Le secche, vado qui, abbiamo là. No, ma lui dice, io voglio fare il giro di tutto il Mediterraneo. Allora è un po' più lungo. Per fare un lavoro così noi non abbiamo le concessionarie in Etiopia, in Egitto, e cosa? Dice, ma ci vorrebbe un Guzzi, Benedetto. Questo trova lì accanto un Guzzi e gli compra questo Guzzi qui. Ma, questo ma è poi, il momento ma della poi partenza. Blu così non sì, è della polizia. Sì, no, ma poi visto era stato fatto, manomesso in 50 volte, no? Ma originale sarebbe stato della sarebbe polizia. Sarebbe stato un Astore che è fatto. È un Astore questo. Sì, sì, a piacimento. Questo è il momento della partenza. Non era quindi delle forze era così. Allora, questo ragazzo compra questo Astore e effettivamente il giro l'ha fatto. Poi dopo si sposa, si lascia, non ha figlioli, viene a vivere in Toscana e questa moto è abbandonata. Ha visto me, dice bisogna che tu me la restauri. Porca puttana. Quindi la moto la porta in Toscana? La porta in Toscana perché vive a Massa. Stavo facendo un'altra moto, ora però ho cominciato a restaurarla. Perché noi se c'è uno strano viene a sì, Toscana, vieni qui. Questo è strano per davvero, no? Persona, ma te guarda qua, qui non c'è nemmeno. Ora qui magari c'è qualche palma, no? Ecco, guardiamo un po' di foto del giro che ha fatto. Di giro, sì, questo l'ha trovato lui. Qui che anni saranno stati quando ha fatto? Che ti dirò, ora qui non ce l'ho la data precisa, però poi riusciamo a vedere qualcosa. Però, anni 90 forse. No, questo è di ora. No, questo è stampato di ora. Sì, degli anni 85-90, vedi. Questo sembra dalle parti di Gerusalemme, da quelle zone. Sì, dopo vedi qui, sono tutti questi paesi. Anche qui, vedi, qua giù non c'è nemmeno una pianta per stare sotto l'ombra. Qui che c'è? Non c'è nulla per dirti, no? Guarda qua, che do sarà qui? È lì? Perché questo qui è preoccupante, no? Ci si ferma la moto, che gli fai qui, a chi chiami? Un cammello? Qui è nel mezzo al nulla, veramente, sì. Vedi, questa è la sua ragazza. Ma lui non se la prendeva? Vedi? No, ma tu lo vedi anche come carattere, tranquillamente. È lì con sandali. Sì, è tranquillo, vedi? Aspettava. Qua niente, ossi. Se le si rompeva, guardiamo la ragazza. Qua che bella ragazza. Vedi anche qua, che c'è qui? C'è qualche costruzione così, ma sì. Io dico che certamente si paura, no? Ti si ferma la moto lì. E questa è la solita foto, anche questa, no? Per dirti che ci sarà qui, dai, che ti vuole dare un aiuto. Con la moto poco. Magari come, diciamo, come aiuto. Allora quello sì, ecco, questo è lui. Sì, e ora ho cominciato il lavoro di restauro e qui diciamo... E questo, dunque, allora andiamo un po' a vedere, questo è il motore... Questo è il motore, allora, questo è il motore che questa moto qui... Che ha fatto il giro del Mediterraneo. Sì, ma questo ora è stato tutto revisionato da tutti i pezzetti, tutte le cose, perché ti posso dire, albero, motore nuovo, cambio, trasmissione primaria, frizione, auto, questo dinamo mai...
questo dinamo mai montato, nuovo di trinca, in magnetico, la bobina, perché ecco, ora ti voglio raccontare, in tutti questi girati ci sono dei problemi che a volte non ce la facciamo. Certo, e lui come ce l'ha fatta? Ha fatto lui oltre a questo non ha mai avuto nessun problema. Lui una foratura mi raccontava, qualche filo della frizione, vabbè, dopo poi tutte le guzzi, il filo della frizione, ecco qua come che, semplice. Che no? Poi lui era con una moto che era più vecchia di questa. Sì, era più vecchia di questa, l'Astore, ma evidentemente, viene... dice lui, meccanicamente non ha avuto nessun problema. Poi dopo... E non è poco. Forature, va bene, dopo qualche tubetto rotto, per esempio qui ci ha messo un pezzettino di tubo di gomma, si era spaccata dalle vibrazioni, no? Uh-huh. Ma indicativamente con un pezzetto di gomma, fil di ferri, lui se l'è cavata, ha portato dietro anche le puntine 9 per la corrente, no, ma lui è contento matto. Ha rintracciato il suo amico, perché si sono un po' persi di vista, ha rintracciato il suo amico che qua su una foto si vede con i V7. Ora lui mi sta pressando, nel senso, pressando giusto, perché lui d'estate vuole ritornare a fare un giro con la sua moto che gli ho restaurato io, e questo amico vogliono fare da costa a costa in America. Quindi sono proprio l'anno proprio nel sangue. Però partendo dalla base nuova, così che qui è tutto nuovo. E poi negli Stati Uniti tutti farà altri 50 anni di viaggio, no? E poi là troveranno qualcuno che li si rompe. Là negli Stati Uniti. Io non penso sì. Delle volte però, facendo dei viaggi, come noi siamo stati 20 anni sullo stelvio con queste così vecchie, e 33 anni nelle Marche, con il mio paese, andiamo nel mio paese natale, e ci sono delle combinazioni che ti lasciano a piedi. Quale può essere? Può essere anche il primo di tutti, qui veramente si lascia a piedi. Allora, dentro alla frizione qui c'è quest'asta che passa dentro il primario del cambio, sì, con le molle e tira no? Tutti i dischi. Allora, delle volte si spacca la filettatura qui, questa filettatura qui, questo qui rimane sciolto e non tira più. Quindi la frizione... Però delle volte, avendo un po' di fortuna e piegando la moto sotto sopra da questa parte, possiamo pigliare ora lì, noi portiamo indietro una barra filettata che ho fatto io e impacchettiamo tutto. Se riusciamo a agganciare il piattello e non fa cascare i dischi, quindi avete una marcia sola. Abbiamo una presa diretta, bisogna stare attento nel cambiare, però tu viaggi un po' in ora, non è che vai tranquillamente, certo, con tutte le marce, no? Gli devi pigliare un po' il tempo, però tu vai. Avete trovato questa soluzione, via? Questa soluzione qui sì. Poi dopo un'altra cosa, nelle Marche ti è capitato un altro inconveniente, anche lì, nel carburatore bisogna, prima di partire, guarda un pochino questo tappeto qui nella vaschetta. Questo tappeto qui che c'è la vite di fermo. Che c'è un galleggiante dentro, no? Sì, qualcuno però lascia la vite di fermo oppure leggermente lento, si perde il tappino. Okay. Porca puttana, viene fuori un problema grosso, che il galleggiante dentro la vaschetta va da tutte le parti, certo, ti aumenta il livello e te non vai più. Certo. Allora porca puttana, guarda che si è trovato. Lungo la strada si è trovato una lattina di Coca-Cola, così, in modo che facendoci un buettino piccino, ora vedi, forza ad andare qua e là, si è allargato, però in qualche modo questo qui te lo reggi in asse e tu vai. Si fa altri 50 km. E poi quando arrivi a casa... Dopo questo amico, che poi dopo si chiama Stefano Bizzarri, è un pilota rally, 20 anni pilota rally, ha fatto dei rally nazionali, ma anche un pilota anche internazionale, è uno che cammina per davvero, c'ha un GTV del 48, quindi in pratica è una storia con il cilindro scoperto, sì, ma questo lo manda per davvero.
Allora, a un certo momento... Ma Pirelli l'ha fatto in macchina, però. Eh? In macchina. Pirelli in macchina, sì, sì. Viene con me, ci si conosce, no? Oh, vai cacchio, vai. Guarda, questa motocicletta, si fa un centinaio di chilometri, ta! Te lo vedo in cima, accanto a me. Oh, dice, non si va più. Che è successo stavolta? Ah, dice, butta fuori la benzina un'altra volta. Ma ci siamo fermati. Allora, sembra strano, no? Questo c'era, quindi qui va bene, però poi questo qui cascava, andava giù. Allora che ci hai studiato? Prova a immaginarti che un'altra sfortuna che può essere è il galleggiante forato, che te lo sciabordi, in Toscana si sta portando, te lo sciabordi, lo senti, che da qualche parte è entrata la benzina, questo è più peso e aumenta il livello. Certo. Madonna maestro. Nella Sport 15 lì che mandavo io, nella molla sopra dello scarico, c'avevo qui nella molla dello scarico, c'avevo nel riccio della molla infilato, ma così. Questo tappo di sughero perché veniva messo nelle moto da corsa Don Torino Campolucchino che annullava le vibrazioni della molla, perché hanno perso anche qualche gara per via la molla spaccata. Sì, che avevo una moto del genere costerebbe oggi un'esagerazione. Con questo tappino qui di sughero lo metto dentro con lo spillo e questo lì è tornato a casa. Sta a San Marcello Pistoiese, che ci sarà una sessantina, 70 km da qui, ha raccontato questa storia, poi abbiamo fatto una cena tutti quanti insieme, da morire dalle risate. E penso, un bel pensiero rivolto a me, Stefano ha detto, ma io con te potrei venire anche in fondo all'inferno, perché tanto poi si trova la strada per venire via. La via d'uscita la trovi sempre. Sono delle cose che ci divertiamo con queste cose qui per me. Naturalmente ci vuole passione per fare queste cose, no? Ci vuole spirito d'arrangiamento. Pazienza e non considerare il tempo. No, il tempo no. E ora ritorneremo nelle Marche, se vediamo un attimino, perché là è tutto quanto abbandonato, è tutto stato 20 giorni fa. Non, quello che si è fatto per 31 anni non si possa fare più. Cascate le case, cascate tutto, cascate queste cose, quindi oggi ci andiamo per trovare gli amici, ma ci appoggiamo a un ristorante. Certo. Mentre prima c'era... Andavate nelle una case. Grande abbuffata del sabato sera, passata la storia da tutte le parti. E quello che mi fa piacere, che è venuto tante volte Battilani con la signora Rosa, con Fardetti, venivano giù e loro arrivavano nel paese prima di me, noi si arrivava alle 4-5 pomeriggio. No? E quello che è strano, questi personaggi marchigiani, la prima cosa che ti domanda se hai mangiato. Perché arrivano all'11:30 la mattina, in mezzo a una piazzettina di un paese di 500 persone, si conoscono tutti. Ma buongiorno, dice, ma aspettate il raduno di Sandro, ma Sandro, arriva a mia ora, arriva nel pomeriggio. Dice, ma avete mangiato? No, via, andiamo, si va a mangiare. Sono stati a mangiare tutti insieme, delle comiche, veramente belle queste storie. Ascolta Sandro, allora siamo arrivati qui a un'ora, no, qui di registrazione. Allora, ora noi salutiamo un po' il nostro... Una cosa importante, voglio ringraziare tutti quei ragazzi e quelle persone che hanno messo dei commenti nell'altro video. Hai visto bene? Veramente non pensavo che le mie storie di motociclista antico potesse piacere a questi ragazzi giovani, a queste cose. Abbiamo fatto tante visualizzazioni. Vi ringrazio veramente. Ma noi ora tanto torniamo, no? Noi la prossima volta raccontiamo un'altra storia. Un'altra storia, poi dopo vi farò conoscere anche i Monti, che fa tutte le altre cose, alla licenza numero uno d'Italia del go-kart. Addirittura. Del go-kart, numero uno. E allora andiamo la prossima volta andiamo a vedere il Monti, andiamo a conoscere il Monti. Andiamo a vedere, ve lo farò conoscere volentieri, 98 anni come la mia mamma, che tu pensa che abbiamo... continuiamo a festeggiare i compleanni, perché in Monti è 30 aprile il compleanno, la mia mamma il 6 di maggio, da tantissimi anni festeggiamo il compleanno insieme.
Perfetto, via. Allora noi, grazie ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata, alla prossima storia. Grazie e ancora. Come sempre, se vi è piaciuto questo video mettete un like, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao grazie a tutti. Grazie ragazzi, inseguite sempre i vostri sogni. Ciao. Ciao, a presto.